Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata di Percorsi, il programma d'orientamento per chi è alle prese con le grandi scelte, iscriversi alla Bocconi e scegliere il percorso giusto. Oggi, lunedì 16 luglio, è in corso la giornata di orientamento estiva per tutti coloro che avessero ancora qualche dubbio. Noi vogliamo seguire tutte le attività in programma e lo faremo con Daniela Campanile, studentessa, oggi qui in veste di consulente e tutor. Andiamo a cercarla. Ciao Daniela, benvenuta. Ciao Ilaria. Qual è il tuo ruolo qui oggi? Allora, io come altre ragazze del team orientamento del servizio orientamento universitario siamo qua oggi a fare da accoglienza ai ragazzi delle superiori e a fare da supporto ai professori universitari che saranno qui oggi a spiegare il contenuto dei corsi di laurea. Che cos'è una GO? Allora, una GO è un servizio messo a disposizione degli studenti delle scuole superiori in procinto di scegliere l'università. Perciò organizziamo una serie di attività appunto per dare loro il maggior numero di informazioni. Quante volte l'anno si svolge? Allora, si svolge 3 volte all'anno, questa è l'edizione estiva, c'è un'edizione autunnale e un'edizione primaverile. Per quanto riguarda oggi abbiamo 2 aule dedicate alle presentazioni, dove c'è il docente che spiega il contenuto dei corsi laurea e uno studente del team orientamento a supporto, un'aula dedicata alla consulenza, perciò un colloquio individuale fra studente Bocconi e studente delle scuole superiori, possibilità di fare visite guidate del campus, perciò di vedere quali sono le nostre strutture, i nostri servizi, possibilità di fare la simulazione del test, che penso sia una cosa abbastanza utile per gli studenti, e soprattutto possibilità di fare un colloquio attitudinale per vedere quali sono i propri interessi e le proprie attitudini. Grazie mille Daniele, io so che tu entrerai alla presentazione del corso, quindi buon lavoro e ci vediamo dopo. Grazie, a dopo, ciao. Il corso di laurea in economia per l'arte, la cultura e la comunicazione si propone di formare delle figure professionali e manageriali che facciano da ponte tra il mondo dell'economia e del management e il mondo dell'arte, della cultura e della comunicazione. Non è quindi un corso di laurea che si proponga di formare registi piuttosto che sceneggiatori o galleristi, ma un corso di laurea che forma le figure professionali che vanno poi a interagire con le figure artistiche per valorizzare tutto l'insieme di patrimonio artistico, culturale e di creatività che c'è nel nostro paese, così come in Europa, e quindi di canalizzarlo verso valore economico. Noi ci aspettiamo che un laureato CLEF sia in grado di conoscere in maniera direi anche approfondita le principali caratteristiche dei sistemi finanziari, quindi sia in grado di conoscere quali sono i principi che muovono l'andamento delle principali variabili finanziarie, come funziona un'istituzione finanziaria, quindi una banca, una compagnia di assicurazione, una società di gestione del risparmio, e quali sono i principi che muovono le scelte finanziarie degli operatori economici, quindi scelte di risparmio, di investimento del risparmio e di finanziamento. Economia aziendale e management prepara i nostri ragazzi a ricoprire ruoli manageriali all'interno delle imprese industriali, commerciali e di servizio. Come gli altri corsi di laurea, 3 semestri di base comune, per cui prepariamo sulle materie fondamentali di base. Poi economia aziendale e management si caratterizza perché entriamo nelle funzioni, quindi si studia il marketing, la finanza, programmazione e controllo, amministrazioni pubbliche e così via. A partire dal 5° semestre e 6° semestre, personalizzazione del percorso, major focalizzati su specifici mercati o specifiche professioni. Un'esperienza esaltante che consiglio a tutti. Ci piace pensare che il corso di laurea in economia e scienze sociali sia un corso molto interdisciplinare, cioè un corso durante il quale vengono approfondite tematiche diverse che spaziano dall'economia alle discipline giuridiche, ai metodi quantitativi e alla storia e sociologia. Questo offre un amplissimo spettro di possibilità ai nostri laureati. La cosa fondamentale che insegniamo è il metodo scientifico, quindi un metodo rigoroso di analisi e impostazione dei problemi, poi in base alla creatività, alla fantasia e alle predisposizioni personali
saranno loro ad applicare questo metodo nel contesto lavorativo che selezioneranno. Il corso di giurisprudenza si propone di creare un giurista sensibile, non solo è preparato in diritto, ma sensibile al contesto sia internazionale sia anche sensibile al contesto economico manageriale. Quindi il giurista Bocconi, laureato Bocconi in giurisprudenza, sarà sicuramente un giurista preparato in diritto e ci auguriamo a livello almeno delle altre università, ma con questa marcia in più o con queste due marce in più, e quindi una forte sensibilità al contesto internazionale e una forte sensibilità al mondo degli affari. Il Bachelor in International Economics and Management, che è il corso insegnato in lingua inglese in Bocconi e che ha come obiettivo di formare dei bocconiani capaci di occuparsi di questo mondo sempre più variegato, sempre più ampio, i cui confini si allargano sempre di più, e che disegna quindi un'arena competitiva per i nostri laureati sempre più ampia, che riguarda un mondo globalizzato, che riguarda mercati lontani, riguarda anche mercati vicini, ma nei quali è necessario avere un'ottica profondamente internazionale e globale. Ciao Daniela, com'è andata? Bene, direi bene. C'erano un sacco di studenti, anche di genitori, particolarmente interessati. Un bel po' di domande anche, infatti abbiamo un po' sforato con i tempi. Molto bene, adesso cosa ci aspetta? Seguimi. Allora, questa qua è l'area consulenza, qui io e gli altri tutor saremo a disposizione degli studenti per rispondere a qualsiasi domanda riguardo alle peculiarità dei corsi di laurea, i contenuti, sbocchi professionali, eccetera. E magari anche sulla tua esperienza personale e la vita in generale in Bocconi. Sì, infatti fanno parecchie domande su quella che è la mia esperienza, su quelli che sono gli orari di lezione, la vita universitaria, se si ha tempo di coltivare altri hobby, eccetera, comunque sulla mia esperienza personale. Interessante, quindi buona consulenza, noi ci rivediamo dopo. Grazie, a dopo, ciao. Ciao. Siamo qui per sentire dei corsi, perché vogliamo informarci sui vari corsi che offre l'università, perché l'anno prossimo avremo la maturità e quindi dovremo iscriverci. Sicuramente per noi, io almeno che vengo da Padova, insomma, non ho occasione di venire qui tutti i giorni, quindi sicuramente una giornata in cui ci spieghino bene tutto come funziona, sicuramente indispensabile. Sono qua a giornata di orientamento, ho visto presentazioni di due corsi prima, dell'economia e finanza e scienze sociali, e adesso sono qua che aspetto che vengano le 11:30, che faccio, provo a fare il test d'ingresso e vedo come va. No, dobbiamo prendere appunto familiarità con l'ambiente e andare un po' più nel dettaglio. Abbiamo letto internet, ma non basta, insomma, bisogna venire di persona. Oggi ho visitato un po' la scuola, ho visto le aule, le opportunità che si potrebbero avere. Bocconi perché? Perché tre motivi secchi. Primo, perché è davvero un'università internazionale, per cui si può vivere un'esperienza a tutto tondo. Secondo, perché è l'università dove si impara meglio l'economia, e terzo, perché è quella frequentata dai ragazzi più simpatici. La giornata di orientamento è terminata, abbiamo raccolto anche i commenti dei ragazzi e di qualche docente che erano qui oggi con noi. Quanto a te Daniela, grazie mille per essere stata con noi. Niente, grazie a voi. A quando il prossimo appuntamento con l'EGO? Allora, vi ricordo appuntamento autunnale, più precisamente a novembre, e quello successivo in primavera. E per tutti coloro che non sono riusciti ad essere qui oggi, dove sono disponibili tutte le informazioni relative alle selezioni, le ammissioni e i corsi di laurea? Allora, dal sito Bocconi, nell'area risorse servizi, sezione orientamento universitario, possono prendere visione di tutte quelle che sono le procedure e le modalità di ammissione. Per chi fosse invece interessato a maggiori dettagli sui corsi di laurea, può seguire il link per corsi di studio. Vogliamo ricordare qualche data e scadenza importante? Allora, mi raccomando, la scadenza è il 27 agosto, entro la quale ci si può iscrivere al test di ammissione, e appunto il test di ammissione che si terrà qui in sede il 5 settembre. Perfetto, grazie mille Daniela.
arrivederci, ciao. Grazie a te, ciao. Con questa puntata di Percorsi si chiude il palinsesto estivo di Bocconi TV e noi torneremo a settembre con nuove puntate. Buone vacanze a tutti!